amoroso. Quindi a 4 mesi già avrebbero dovuto cominciare i lavori, qui non c'è un progetto di recupero, non c'è un ente che sia competente con certezza sui lavori da farsi. Quindi qui siamo veramente a trovarsi a fare un video. Non è proprio vero che sia qui. Nel senso di dire che il problema vero è stato il fatto che, essendo ancora le due province le responsabili che hanno la titolarità del manufatto, ci sarà un decreto apposito che verrà fatto non più tardi del 20 di gennaio da parte del ministro, per cui passeranno ad ANAS e c'è già lo stanziamento economico di 5 milioni di euro. Ad oggi non sappiamo. No. Queste sono le promesse. Promesse. No, vabbè, sono parole di un sottosegretario che si chiama Pizzetti, che dà la certezza matematica che questa cosa avverrà e che avverrà sicuramente prima del 20 gennaio. Abbiano messo 35 milioni di decreto fiscale, una roba vera. Sono già d'accordo. Ci sono dei passi avanti perché c'è stato questo stanziamento del decreto fiscale, l'11 ci sarà una conferenza Stato-Regioni che darà il parere obbligatorio anche se non vincolante su questo stanziamento che pare di essere 5 milioni, che è la somma che il progettista che ha incaricato la provincia di Parma ha indicato come necessaria per la sistemazione di questo manufatto. Senti, sapete quanti soldi di quei 35 vanno su San Daniele invece? O no? Forse niente, perché probabilmente 3 milioni vanno su San Daniele. Ognuno ha notizie diverse. Tanto, ve lo vedremo una volta che saranno disponibili. Non sappiamo con certezza, anche perché c'è il problema che c'è una specie di gioco di queste tre carte, per cui ci sono queste altre somme che sarebbero stanziate dalla Regione Lombardia, che nell'ultima delibera approvata dalla Regione Lombardia sarebbero destinati a qui, ma in precedenza erano destinati questi 3 milioni a San Daniele Po, quindi anche di questo quelli non... che stavano nel patto per la Lombardia, quello che stavano nel patto, che poi sono soldi dello Stato che sono nel 4 adesso però potrebbero è sempre un gioco delle tre carte, non abbiamo ancora capito. Qua servono 5 l'unica milioni, cosa vantaggiosa di questo, ma in realtà non milioni sappiamo quanti ne servono, sì, perché non c'è un progetto. Il progetto c'è, sì, però mi pare che il progettista di progettista ha una stima che queste sarebbe la somma necessaria per fare questi interventi immediati. Hanno avuto solo quelle due corse in andata e due corse in uscita, in orari inutili perché poi dicevo, guarda, tra le 7 e le 8 ce n'è uno solo, esatto, e praticamente c'è un buco proprio negli orari di punta e anche sul ritorno praticamente qui dopo una certa ora c'è la partenza ma non c'è il ritorno da parte. Le 20 e le 22 non c'è più niente. Esatto, e soprattutto non c'è il ritorno da parte. Per cui chi ha hanno provato che il materiale rotabile qui ha una media di 37-38 anni contro quella nazionale che è la metà, 17-18, esattamente la metà. A causa dei continui ritardi la linea è classificata dalla stessa frequenza come la peggiore, esatto, della Lombardia, dati alla mano per la quale i pendolari avrebbero diritto a un rimborso, ma il rimborso non è previsto sulla tratta che va fuori regione. Quindi la tratta interregionale, questo bonus, siccome qui la stragrande maggioranza va a Parma, non hanno diritto a rimborso, anche se Torino è sempre vera, è altro questo giro. Vabbè, ci avete convinto. Mi avete convinto. C'è da fare. Sicura, eh? Io ci ripenso. Il pomodoro sui torni.
Giorgio ci vuole il figa, un meglio di noi. Perché ci dicevi? Non la parlo. Questo è l'unico commento.